Gennaio 1943. Un convoglio degli alleati, carico di rifornimenti destinati agli inglesi, solca le tranquille acque dell'Atlantico centrale. C'è calma piatta e tutto sembra tacere. Ma all'improvviso si ode una forte esplosione. Una delle navi mercantili alleate è stata colpita dai lupi di mare della marina nazista. I membri dell'equipaggio che non rimangono intrappolati al suo interno tentano di salvarsi gettandosi nelle gelide acque dell'oceano, mentre lo scafo, avvolto dalle fiamme, scompare rapidamente tra le onde. La battaglia più lunga e difficile di tutta la Seconda Guerra Mondiale ha raggiunto il suo culmine. Se le navi cariche di rifornimenti non dovessero giungere a destinazione, per gli alleati sarebbe la fine. Sveleremo i segreti di una delle armi più micidiali della storia. La sua tecnologia all'avanguardia avrebbe consentito ai tedeschi di infliggere pesanti sconfitte agli anglo-americani. Ma nelle profondità oceaniche, l'accanimento contro il nemico avrebbe spesso ceduto il passo all'istinto di sopravvivenza. La storia dei lupi di mare comincia con la Prima Guerra Mondiale. La Germania iniziò molto presto a dotarsi di sottomarini. Nell'agosto del 1914 la marina tedesca ne possedeva già 28 e altri 16 erano in fase di costruzione. Un mese dopo, i sommergibili tedeschi erano pronti a entrare in azione. Le loro prime vittime furono 3 incrociatori inglesi. Nel maggio del 1915 la nave Lusitania era in rotta tra gli Stati Uniti e la Gran Bretagna. Al largo delle coste irlandesi, essa venne colpita da un sottomarino tedesco. Un solo siluro bastò a uccidere quasi 1200 passeggeri, tra i quali molti americani, ancora estranei al conflitto. L'affondamento del Lusitania indusse l'America ad abbracciare la causa degli alleati. I sommergibili tedeschi minacciavano gravemente tutte le rotte da e per la Gran Bretagna. Per affrontare il pericolo, gli inglesi scortarono le proprie navi mercantili con cacciatorpediniere armate di bombe di profondità. Fu inoltre introdotto un sistema di rivelazione subacqueo chiamato ASDIC, che per captare la presenza di sommergibili sfruttava le onde sonore. Alla fine della Grande Guerra, il Trattato di Versailles impose ai tedeschi di disfarsi anche dei sottomarini. Ma nel 1922 la Marina del Reich istituì un dipartimento segreto per lo studio dei sommergibili, allo scopo di tenersi aggiornata sull'evoluzione di queste potenti macchine da guerra. Non curante delle restrizioni imposte alla Germania sul riarmo, nel 1935 Hitler potenziò il suo apparato bellico. L'ammiraglio Karl Dönitz, un veterano della Prima Guerra Mondiale, fu posto a capo dell'intera flotta dei lupi di mare. Egli elaborò delle tattiche che prevedevano l'intervento simultaneo di più sommergibili contro i convogli nemici. Dönitz voleva formare una flotta di 200 sommergibili tecnologicamente all'avanguardia, ma nel 1939 ne risultavano operativi solo 39. Quando la guerra scoppiò, la marina inglese era in grado di fermare qualsiasi nave attraversasse il mare del Nord per raggiungere la Germania. Per ritorsione, i tedeschi inviarono i loro sottomarini ad attaccare le navi mercantili inglesi. La loro prima missione fu quella di collocare mine nelle acque costiere inglesi. Il capitano di vascello Mickel ricorda quei giorni. Nel settembre-ottobre 1939 ero a capo dell'U-19,
Ricordo che piazzammo le mine intorno ad un battello faro presso l'estuario dell'Humber. Le mine, che erano state caricate nei tubi lanciasiluri, furono poi lanciate dal sommergibile mentre eravamo ancora in immersione. L'operazione ebbe successo, dato che con 9 mine riuscimmo ad affondare ben 3 navi. Il piroscafo Magdapur fu il primo a essere affondato, ad appena 9 giorni dall'inizio della guerra. Dopo aver creato gravi disagi alla navigazione costiera, Hitler inviò i lupi di mare sull'Atlantico affinché intercettassero i rifornimenti in arrivo dagli Stati Uniti. Se l'operazione fosse riuscita, la Gran Bretagna non avrebbe potuto sostenere il peso della guerra. Per difendersi dagli attacchi dei sommergibili nemici, le navi inglesi ricorsero nuovamente al sistema dei convogli, già adottato 20 anni prima. Le navi mercantili furono disposte in schieramenti composti da numerose unità e scortate con delle navi da guerra. Per confondere il nemico, esse procedevano a zigzag. Ma la marina inglese non disponeva di un numero sufficiente di navi scorta e la copertura aerea era pressoché inesistente. I convogli viaggiavano dunque senza una protezione adeguata. Per individuare i sommergibili, le navi inglesi si avvalevano dell'ASDIC, il sistema di rivelazione già in uso durante la Prima Guerra Mondiale. Il veterano Tilo Bold ricorda la paura di essere intercettati dall'ASDIC. Il suono dell'ASDIC era tremendo e inconfondibile, come un colpo secco metallico contro lo scafo. Lo si poteva udire distintamente e devo ammettere che ogni volta che giungeva alle nostre orecchie venivamo colti dal panico, sapendo che sott'acqua si può fare ben poco per mettersi in salvo. La prima misura da adottare era quella di silenziare al massimo i motori e di inabissarsi a profondità maggiori. A quel punto non rimaneva che mantenere la calma e sperare di non essere colpiti da una bomba di profondità. Indubbiamente, per fronteggiare situazioni del genere, bisogna essere dotati di grande padronanza di sé. E questa ai comandanti dei lupi di mare non è mai mancata. Le bombe di profondità avevano le dimensioni di un fusto. Venivano lanciate in mare da una nave e mentre affondavano, la pressione dell'acqua ne innescava l'esplosione. Ma quando i sommergibili emergevano in superficie per colpire i bersagli nemici, l'ASDIC non era in grado di rilevarne la presenza. Durante i primi 9 mesi di guerra, i sottomarini tedeschi ebbero poco da temere. Nell'estate del 1940, con la conquista della Francia, i tedeschi acquisirono il controllo della costa atlantica, dove costruirono dei rifugi a prova di bomba per i propri sommergibili. Era il cosiddetto periodo dei momenti felici. I lupi di mare solcavano le acque degli oceani quasi del tutto indisturbati. L'Atlantico centrale fuoriusciva dal raggio d'azione degli aerei alleati e divenne noto come il buco nero, dove i sommergibili di Hitler potevano attaccare senza temere incursioni aeree. Secondo i dati di allora, ogni sottomarino affondava 5 navi mercantili al mese e solo nel primo anno di guerra ne vennero distrutte quasi 700. Se la Gran Bretagna avesse continuato a subire perdite di tale entità, essa sarebbe rimasta priva dei rifornimenti indispensabili alla stessa sopravvivenza della popolazione inglese. In quel periodo il cavallo di battaglia della marina nazista era il sommergibile modello 7. Dotato di 4 tubi lanciasiluri a prua e uno a poppa, esso poteva trasportare tra gli 11 e i 14 siluri, soprannominati anguille. Il modello 12 poteva raggiungere un'autonomia di 12.000 miglia nautiche
Il suo equipaggio era composto da un massimo di 56 uomini. Come arma di difesa da utilizzare in immersione, questo sommergibile era dotato di un obice da 88 mm montato sul ponte esterno. Appena un lupo di mare avvistava un convoglio, lo seguiva a distanza. Appostato in cima alla torretta, un osservatore scrutava l'orizzonte alla ricerca di possibili obiettivi. Se individuava un bersaglio da colpire, lo comunicava al comandante, il quale a sua volta valutava se la distanza era tale da poter lanciare un siluro. I dati venivano trasmessi a un calcolatore, il quale poi li inviava agli indicatori situati negli alloggiamenti dei siluri. A questo punto, l'equipaggio doveva attendere che le informazioni venissero elaborate. L'accensione delle luci bianche era il segnale di via libera per il lancio. Dai tubi lanciasiluri erano pronte a uscire armi micidiali, lunghe quasi 8 metri e pesanti una tonnellata e mezza. Mentre a bordo si effettuavano gli ultimi preparativi per il lancio, l'ufficiale puntatore fissava il mirino sull'obiettivo da colpire. Appena il comandante dava l'ordine, le leve sganciasiluri venivano abbassate e i lupi di mare entravano in azione. Poiché difendersi dai sommergibili tedeschi era diventata una questione di vita o di morte, la Gran Bretagna potenziò la propria flotta con nuove corvette e fregate. Ma gli inglesi non sapevano che Hitler era pronto a giocare una carta del tutto inattesa. All'insaputa dei loro nemici, i tedeschi erano riusciti a decifrare il codice usato dalla marina inglese. Adesso i lupi di mare sapevano esattamente come localizzare i bersagli da colpire. Come i nazisti fossero arrivati a questo risultato è una delle rivelazioni più sorprendenti della storia della Seconda Guerra Mondiale. Nei primi due anni di guerra, i sommergibili tedeschi minacciavano di mettere la Gran Bretagna in ginocchio. Sia gli inglesi che i tedeschi comunicavano in codice con le rispettive flotte, ma per vincere la battaglia dell'Atlantico era necessario decriptare i messaggi del nemico. Ne seguì un complicato gioco di intelligence in cui i nazisti riuscirono ad avere la meglio sugli alleati. Lo strumento utilizzato a bordo dei sommergibili tedeschi era una specie di macchina da scrivere chiamata Enigma. Dal 1940 in poi, l'intelligence inglese, di base a Bletchley Park, riuscì più volte a decifrare il codice Enigma utilizzato dall'esercito di Hitler. La marina tedesca, invece, aveva adottato un codice molto più complesso, che veniva modificato ogni mese. I radiotelefonisti a bordo dei lupi di mare si servivano di un libro contenente degli indicatori casuali, già codificati e praticamente impossibili da decifrare. Per decriptare il codice utilizzato dai tedeschi, gli alleati avrebbero dovuto impossessarsi di quel libro. Ian Fleming, il padre di James Bond, era un ufficiale dei servizi segreti. Per entrare in possesso del libro in codice, egli suggerì di scaraventare nel Mare del Nord un aereo della Luftwaffe precedentemente catturato, in modo che appena un sommergibile fosse giunto in suo soccorso, gli inglesi lo avrebbero accerchiato e si sarebbero così impossessati del fatidico testo. Il piano era praticamente impossibile da attuare, ma l'idea piacque a un altro funzionario dell'intelligence inglese, Harry Hinsley, che pensò a qualcosa di simile. Hinsley sapeva che al largo delle coste islandesi la marina tedesca utilizzava degli ex pescherecci per effettuare delle rilevazioni atmosferiche. Le informazioni venivano poi codificate e inviate alla base.
Quegli ex pescherecci erano bersagli facili da colpire. Il 7 maggio 1941 la marina inglese circondò una nave segreta utilizzata dai tedeschi per le osservazioni atmosferiche. L'equipaggio fece in tempo a gettare in acqua la macchina Enigma, ma gli inglesi riuscirono a impossessarsi dei codici già elaborati per il mese successivo. Tuttavia, se gli alleati non avessero messo le mani su una di quelle macchine, quei codici sarebbero stati del tutto inutili. Fortunatamente, il giorno successivo, gli inglesi si impadronirono dell'Enigma montata a bordo del sottomarino U-110. L'U-110 e un altro sommergibile erano sul punto di colpire un convoglio in rotta sull'Atlantico, ma la corvetta inglese O'Brien scorse il periscopio dell'U-110 e attaccò per prima, lanciando bombe di profondità. Il timone e i motori dell'U-110 furono gravemente danneggiati e il sottomarino fu costretto a riemergere. Due cacciatorpediniere inglesi, il Bulldog e il Broadway, puntarono velocemente verso di esso. Il comandante dell'U-110 ordinò l'immediata evacuazione del sommergibile, mentre il Bulldog si avvicinava rapidamente. Il radiofonista non ebbe neanche il tempo di distruggere l'Enigma e i libri dei codici. David Balm prese parte alle operazioni di arrembaggio. Io e i miei uomini salimmo a bordo tenendo le armi in pugno, cercando l'Enigma dappertutto. Con nostro grande stupore, quella macchina era stata semplicemente fissata ad un tavolo con quattro viti, quindi non dovemmo faticare molto per impossessarcene. Per fortuna non avevano fatto in tempo a gettarla in acqua. La macchina Enigma venne consegnata immediatamente a Bletchley Park, dove gli esperti di decodificazione riuscirono a decifrare i messaggi segreti. Da quel momento, il numero di navi alleate colpite dai lupi di mare diminuì sensibilmente. Nel luglio del 41 ne furono distrutte solo 17, mentre prima di quella data la media mensile era stata di 58. L'ammiraglio Dönitz rimase sconcertato da questa repentina incapacità di localizzare i convogli inglesi. Nel 41 fu introdotto un nuovo dispositivo per l'individuazione dei sottomarini, il radar centimetrico. Esso consentiva di supplire alle carenze dell'ASDIC grazie alla sua capacità di captare la presenza di sommergibili emersi. Per gli alleati questo era un passo avanti di vitale importanza. Ma i successi riportati dagli anglo-americani durarono solo 6 mesi. Nel febbraio del 42, infatti, Dönitz fece aggiungere all'Enigma un ingranaggio supplementare che ne complicava la codificazione. La falla nel sistema di comunicazione segreta utilizzato dai tedeschi era stata eliminata e il numero di navi alleate distrutte dal nemico ricominciò ad aumentare. Per i successivi 9 mesi, la marina inglese si trovò ad annaspare nel buio. La situazione peggiorò ulteriormente quando l'intelligence tedesca riuscì a sferrare un altro duro colpo alla Gran Bretagna. Nell'ottobre del 41, la marina inglese aveva introdotto un nuovo codice segreto chiamato Codice Navale 3. Ma 6 mesi dopo, i decodificatori tedeschi riuscirono a decifrarlo. E così i lupi di mare furono in grado di localizzare con precisione i convogli degli alleati. I risultati furono catastrofici. I servizi segreti impiegarono 5 mesi per scoprire che i tedeschi erano riusciti a infrangere il loro nuovo codice. La scoperta venne immediatamente comunicata al ministro della Marina, ma sorprendentemente il codice non fu modificato e continuò a essere utilizzato per altri 10 mesi. Quella decisione fu nefasta. Nel 42 i lupi di mare si scatenarono contro le navi alleate, affondandone più di 1000 e provocando la morte di almeno 10.000 uomini.
La carneficina continuò nel 1943. Nel solo mese di marzo, gli alleati subirono la perdita di 120 navi, una delle più gravi sconfitte inferte da Hitler agli anglo-americani. La mancata modifica del codice navale 3 rendeva il ministro della Marina inglese gravemente responsabile. Qualcuno accusò il ministero di inefficienza e in particolare di non aver voluto sostenere i costi necessari alla stampa di nuovi codici. Inoltre, sembra che gli ufficiali della Marina inglese fossero riluttanti a prendere sul serio le informazioni fornite loro dai servizi segreti, poiché questi non avevano mai voluto svelare il modo in cui il codice Enigma era stato decifrato. Qualunque ne fosse stata la causa, l'errore permise ai lupi di mare di stroncare la vita a migliaia di marinai inglesi e americani. Molti ufficiali inglesi si resero conto della gravità della situazione solo dopo la fine della guerra. I tedeschi si erano infatti avvicinati alla vittoria finale. Ben presto gli alleati si resero conto che per difendere efficacemente i propri convogli era indispensabile migliorare il coordinamento tra la marina e l'aviazione, nonché potenziare il sistema di intercettazione antisommergibile. Agli inizi del 43, mentre gli anglo-americani si impegnavano a salvaguardare la propria flotta mercantile, i nazisti lavoravano instancabilmente alla costruzione di sommergibili sempre più grossi e potenti, dando prova di un'abilità progettuale che gli alleati non avrebbero mai potuto immaginare. Durante i primi anni della battaglia dell'Atlantico, i lupi di mare continuavano a rimanere silenziosamente appostati nelle profondità degli oceani, pronti a inseguire le proprie prede e a sferrare colpi mortali. I più valorosi comandanti alla guida dei sommergibili tedeschi, come Günther Prien, erano chiamati assi, proprio come i loro omologhi dell'aria. Essi erano considerati degli eroi nazionali e divennero noti con l'epiteto di Cavalieri degli Abissi. Tra questi vi era Otto Kretschmer. Egli perfezionò una tecnica speciale che consentiva di affondare una nave nemica usando un solo siluro. Il convoglio veniva attaccato sul lato contro il quale soffiava il vento, in modo tale che la schiuma provocata dall'onda d'urto avrebbe privato le navi della visibilità. Questa tecnica consentì a Kretschmer di distruggere 44 navi nemiche, un primato che gli fece guadagnare il titolo di asso numero uno. Ma il suo momento di gloria ebbe fine nel marzo del 41. Mentre cercava di attaccare il convoglio HX-112, il suo sommergibile venne affondato. Kretschmer ricorda il momento in cui si arrese. Quando il cacciatorpediniere smise di sparare contro di noi, ebbi giusto il tempo di radunare l'equipaggio sulla torretta del sommergibile per informarlo che eravamo stati sconfitti e che forse saremmo stati fatti prigionieri. Chiesi al sottotenente di prendere la lampada per i segnali Morse e gli comunicai il testo del messaggio che doveva inviare in inglese. Era: stiamo affondando, venite a salvare i miei uomini. La vita a bordo dei sommergibili non era certo confortevole. Lo spazio per muoversi era limitatissimo e la temperatura poteva raggiungere anche i 40 gradi centigradi. L'alloggio individuale era un privilegio concesso solo al comandante e al cuoco. L'unica consolazione era il cibo, di qualità molto elevata e servito in abbondanza. Era forse la monotonia del menù a scoraggiare, soprattutto se la durata della missione era particolarmente lunga. Peter Kramer ricorda: di solito, dopo circa 10 giorni di navigazione, si cominciava a servire del cibo in scatola. All'inizio non era poi così sgradevole, data la varietà delle scorte di bordo.
Devo dire che il cuoco aveva la capacità di preparare piatti sempre nuovi, utilizzando gli ingredienti a disposizione in modi diversi. Ma col passare dei giorni le scorte offrivano sempre meno possibilità di scelta e così anche la creatività dello chef di bordo veniva messa a dura prova. Il cibo in scatola, poi, creava anche problemi di altro tipo. A quelle profondità, infatti, la pressione è molto forte e quindi le lattine ogni tanto cominciavano ad esplodere una dietro l'altra, come fossero fuochi artificiali. Durante i primi 3 anni di guerra, i lupi di mare presidiavano le acque di tutto il mondo, Asia compresa. Per i rifornimenti, essi contavano su sottomarini speciali chiamati mucche da latte. Non a caso le mucche da latte provvedevano anche a rifornirli di vettovaglie. Non essendoci ricognizione aerea, questi sottomarini a lungo raggio erano dotati di un sistema ingegnoso che ne migliorava la visibilità. Si trattava di autogiri collegati ai sommergibili tramite cavi e sospesi in aria come aquiloni. Tali congegni, situati a un'altezza di 120 metri, incrementavano la visuale dei sommergibili da 10 a 45 chilometri. Ma della loro tecnologia si sa ben poco, poiché all'epoca gli stessi alleati erano ignari della loro esistenza. Verso la fine del 41, i tedeschi avevano sparso per gli oceani un numero esorbitante di sommergibili, pronti ad accanirsi su qualsiasi nave nemica fosse capitata loro sotto tiro. Nel dicembre di quello stesso anno, gli Stati Uniti entrarono in guerra e le loro navi mercantili furono subito prese di mira dai lupi di mare. Ma sorprendentemente, gli americani non presero sul serio quella minaccia. L'ammiraglio Ernest King, comandante della flotta navale americana, si rifiutò di formare dei convogli, lamentando l'insufficienza di navi scorta. Neanche gli aerei degli alleati potevano offrire una copertura adeguata e così il buco nero rimaneva dominio incontrastato dei sommergibili tedeschi. Fu così che i lupi di mare poterono continuare ad accanirsi sulle navi anglo-americane. Nel 1942 ne furono affondate 498. Ogni traversata dell'Atlantico era diventata per gli alleati una prova di grande coraggio. La situazione stava precipitando. Le navi uscite dai cantieri non bastavano più a reintegrare quelle distrutte. Ma nel dicembre del 42, gli esperti di decodificazione di Bletchley Park riuscirono a decifrare il codice Tritone, usato a bordo dei lupi di mare. Nonostante l'importanza della scoperta, nei mesi successivi i sommergibili tedeschi continuarono indisturbati a compiere i loro raid. Nei primi 20 giorni del marzo 1943, i lupi di mare affondarono 72 navi, 60 delle quali schierate in convogli. La radio tedesca trasmetteva le notizie dei successi riportati dai sommergibili del Reich, di cui solo uno era dato per disperso. Il Ministero della Marina inglese, più tardi, dichiarò che nei primi 20 giorni del marzo 43 i tedeschi erano quasi riusciti a interrompere le comunicazioni tra il vecchio e il nuovo mondo. Il sistema dei convogli sembrava aver deluso, ma se non fosse stato adottato, le perdite sarebbero state più gravi. Ben presto, la marina inglese dovette imparare a difendersi dalle insidie dei lupi di mare. Nell'aprile del 43, le forze aeree alleate beneficiarono dell'arrivo nell'Atlantico di 3 nuove portaerei. Esse facilitarono notevolmente le manovre dei velivoli impegnati a difendere i convogli. Gli aerei di rinforzo si concentravano nei punti caldi, combattendo contro i sommergibili che attaccavano le navi alleate.
Le navi scorta furono dotate di nuove armi, come gli Hedgehogs, che potevano lanciare 24 bombe disponendole in forma ovale davanti alla nave stessa. In questo modo, i sommergibili tedeschi venivano intrappolati in un micidiale anello di fuoco. Agli inizi del 43, gli alleati perfezionarono il radar centimetrico, che era stato introdotto nel maggio del 41. Ciò consentì alle navi e agli aerei di localizzare i lupi di mare con la massima precisione. Robert Hopkinson ricorda bene questo strumento. Il fatto di poter individuare un sommergibile emerso sia di giorno che di notte era qualcosa di assolutamente rivoluzionario. Se prima che venisse introdotto il radar centimetrico potevamo localizzare un sottomarino che si trovava a 4 o 5 miglia di distanza, il nuovo strumento di rivelazione ci consentiva non solo di captare la presenza di sommergibili ancora più lontani, ma anche di farlo con molta più precisione. Il radar centimetrico, tra l'altro, veniva utilizzato congiuntamente all'ASDIC e questo rendeva l'individuazione del bersaglio ancora più facile. Se infatti il sommergibile si fosse inabissato, l'ASDIC ne avrebbe rivelato la presenza dallo spostamento delle onde. Questo significava poter passare all'attacco in tempi brevissimi. Apparecchiature radio ad alta frequenza installate sulle navi scorta individuavano i sommergibili intercettandone le comunicazioni. L'intercettazione copriva una distanza massima di 50 miglia. Nell'aprile del 43, agli idrovolanti, la RAF affiancò i bombardieri a lungo raggio Liberator, riuscendo finalmente a colmare il famigerato buco nero in mezzo all'Atlantico. Dopo averli obbligati all'immersione, gli aerei alleati colpivano i sommergibili con dei siluri autoguidati, che erano in grado di seguire i sottomarini sentendo il rumore delle turbine. Nel maggio del 43, i lupi di mare erano già stati decimati. I sommergibili dell'ammiraglio Dönitz erano pronti a combattere la battaglia subacquea più violenta della storia. Il primo maggio 1943, una flotta di 134 lupi di mare, la più grande tra tutte quelle allestite dai tedeschi nel corso della Seconda Guerra Mondiale, si preparava a partecipare alla Battaglia dell'Atlantico. Quello stesso giorno, il convoglio alleato ONS-5, proveniente dalla Gran Bretagna e diretto in America, si trovò nel bel mezzo di una bufera. La formazione cominciò a disperdersi, ma il capitano di fregata, Peter Gretton, riuscì abilmente a radunare tutte le navi mercantili e a proseguire verso ovest. Nei successivi tre giorni, 42 lupi di mare inseguirono furtivamente il convoglio, preparandosi a sferrare un attacco di enormi proporzioni. La sera del 4 maggio scoppiò l'inferno. Sei sommergibili tedeschi si aprirono un varco tra le navi alleate e ne affondarono sette. Il convoglio sembrava spacciato. Ma il giorno dopo, gli anglo-americani riuscirono ad intercettare i tedeschi che ordinavano al lupo di mare U-192 di reiterare gli attacchi al convoglio. L'informazione venne comunicata alla HMS Pink. La nave individuò il bersaglio e lo centrò in pieno. Poco dopo affiorarono in superficie i corpi dei marinai tedeschi uccisi dall'esplosione. Altre tre navi mercantili furono distrutte da 11 lupi di mare, tre dei quali però furono colpiti e affondati a loro volta. Il radar della Pelican captò la presenza del sommergibile U-438. Appena esso si inabissò, la corvetta lo bersagliò con cariche di profondità.
La Spey sorprese un altro sottomarino e quando esso tentò di immergersi lo bombardò ripetutamente. Alla fine della battaglia, 6 sommergibili tedeschi erano stati affondati, 5 distrutti e altri 12 gravemente danneggiati. Lo scontro aveva decimato la flotta dei lupi di mare, dimostrando l'efficacia delle nuove strategie antisommergibile adottate dagli alleati. La sconfitta fu tale che i tedeschi decisero di ritirare i loro sommergibili dall'Atlantico. Ma prima che ciò accadesse, i Liberators, decollati dalle portaerei, ne affondarono molti altri. Alla fine del maggio del 1943, i sommergibili distrutti erano 41 e quelli danneggiati 37. Per i tedeschi, la battaglia dell'Atlantico si era conclusa con una disfatta. In una intervista del 70, l'ammiraglio Dönitz ricorda il momento della sconfitta. Avevo l'abitudine di aggiornare quotidianamente il mio diario di guerra. Quando i bombardamenti degli anglo-americani cominciarono a intensificarsi, le perdite che subimmo in termini di sommergibili distrutti o danneggiati furono veramente preoccupanti. Ricordo quando annotai sul mio diario che probabilmente non saremmo stati in grado di proseguire le ostilità, poiché il numero di convogli nemici che eravamo riusciti a colpire non era minimamente paragonabile a quello dei sommergibili che gli anglo-americani avevano affondato. Dönitz spiegò a Hitler che i successi degli alleati erano da attribuire alla sapiente combinazione di forza aerea e localizzazione radar. L'ammiraglio disse al Führer: «Non sappiamo neanche su quale lunghezza d'onda il nemico riesca a localizzarci». Dal giugno 1943 in poi furono gli alleati a tenere il coltello dalla parte del manico. In vista di una possibile invasione dell'Europa nazista, gli americani inviarono in Gran Bretagna truppe di rinforzo da affiancare ai soldati inglesi. Gli ingegneri del Reich compresero presto che se le prestazioni dei loro sommergibili non fossero state migliorate, i lupi di mare non avrebbero più potuto tenere testa agli attacchi degli anglo-americani. Ormai, l'efficace copertura fornita dagli aerei alleati alle proprie navi obbligava i sommergibili tedeschi a rimanere in immersione molto più a lungo. Ciò rendeva necessario modificarne la tecnologia. E così, nel 1944, furono applicate ai sommergibili delle enormi prese d'aria, che consentivano tempi di immersione molto più lunghi, ma che finirono per creare altri problemi. Queste prese d'aria, infatti, riducevano la velocità di navigazione subacquea a soli 7 nodi. Inoltre, l'acqua del mare spesso lambiva l'imboccatura di questi grossi tubi, risucchiando aria dall'interno del sommergibile. Ne conseguiva un forte calo della pressione interna, con gravi disagi per l'equipaggio. I lupi di mare furono dotati anche di nuovi siluri tecnologicamente all'avanguardia e rigorosamente top secret. Nell'inseguire l'obiettivo, questi siluri percorrevano una traiettoria inizialmente rettilinea, per poi procedere a zigzag. Sui loro sommergibili, i tedeschi montarono anche i siluri acustici, che seguivano le navi nemiche captandone il rumore. Ma tutto ciò non bastava. Gli anglo-americani erano sempre più determinati a salvaguardare la propria flotta. Per i nazisti ormai era indispensabile rivoluzionare la tecnologia dei propri mezzi subacquei e dotarli di una fonte di alimentazione che non fosse l'ossigeno. La risposta la diedero le batterie elettriche, che consentirono di progettare due classi di sommergibili più veloci in immersione che non in superficie.
Il modello 21esimo, a doppio scafo, era lungo più di 75 metri e poteva trasportare 23 siluri. Era mosso da due motori elettrici da 1250 cavalli, alimentati da batterie. In emersione, la velocità massima era di 15 nodi, mentre in immersione essa superava i 17 nodi. I cantieri di Amburgo, Brema e Danzica riuscirono a consegnare solo 121 esemplari dei 700 previsti e molti di essi furono distrutti dai bombardamenti degli alleati. Gli unici due esemplari del modello 21esimo inviati in missione finirono per non lanciare neanche un siluro. Alla fine della guerra, gli altri sommergibili furono trovati nei porti tedeschi. Essi vennero consegnati ai sovietici, che ne fecero la colonna portante dell'Armata Rossa. Il modello 23esimo, di dimensioni inferiori, poteva trasportare solo due siluri. Esso veniva utilizzato nelle acque costiere. Il primo esemplare del modello 23esimo fu varato il 17 aprile del 44. Ne furono prodotti soltanto 63. Dal 1943 in poi, dai cantieri tedeschi uscirono anche dei sommergibili tascabili. Il più conosciuto era a due posti, pesava appena 15 tonnellate ed era noto col soprannome di Foca. Ma questi strumenti di morte, come le altre cosiddette armi miracolose fatte costruire da Hitler, non impedirono agli alleati di attaccare la Germania nazista. Nel giugno del 44, il Führer ordinò alle Focke di attaccare ogni vascello nemico che tentasse di sbarcare in Normandia. Il sommergibile, un tempo micidiale arma di offesa, veniva ora relegato a un ruolo meramente difensivo. Il giorno dell'operazione Overlord, i tedeschi dovettero affrontare un'armata composta da 800 navi da guerra e da 4.000 mezzi da sbarco. Per affondare appena 5 navi da carico e 2 cacciatorpediniere, essi persero ben 22 sommergibili. Fu un'ecatombe. Successivamente la RAF bombardò i rifugi dei sommergibili tedeschi situati sulla costa atlantica. I sommergibili rimasti furono portati a Bergenfjord, in Norvegia. La guerra subacquea era finita. Le perdite che i tedeschi dovettero sopportare furono tra le più pesanti mai subite da qualsiasi unità combattente nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Degli 842 sommergibili al servizio di Hitler, ne furono affondati 781. Dopo aver terrorizzato gli equipaggi inglesi e americani per quasi 4 anni, i tanto temuti lupi di mare erano stati finalmente sconfitti, grazie all'ingegno e al coraggio delle forze alleate. I segreti custoditi dai sommergibili tedeschi rimarranno sempre tra i misteri più affascinanti della Seconda Guerra Mondiale.